ho riportato questa diapositiva, vedete, parla di voi, di questa fascia di popolazione molto speciale che dicevamo prima. Voi siete adolescenti, siete in un'età molto delicata, perché siete caratterizzati, diciamo, da importanti, come dice lì, mutamenti fisiologici. Quindi c'è qualcuno di voi che è un po' più piccolino, c'è qualcuno di voi che è cresciuto tantissimo, c'è quello che se è un pochino più piccolino l'anno prossimo supererà quello che quest'anno è cresciuto tanto, perché funziona così di solito, giusto? Maturazione delle varie proporzioni del corpo. In questa fase, vedete, guardate, leggete sulla diapositiva, c'è scritto: l'organismo va incontro a una crescita rapida, presenta bisogni di energia, nutrienti molto elevate, proteine, abbiamo detto, abbiamo parlato del ferro, del calcio e delle vitamine. Quindi, di fronte a queste necessità, dovete alimentarvi in modo corretto. Voi oggi sapete che assumendo frutta e verdura in modo adeguato e quanta, perché adesso qui abbiamo parlato di dire mangiamo l'albicocca, mangiamo il pomodoro, mangiamo gli spinaci che ci danno il ferro e diventiamo come braccio di ferro, ma in quantità moderate, dici tu, ma non sono troppo d'accordo. Quantità moderate va bene in senso generale, noi non dobbiamo mangiare 4 kg di mele perché sennò stiamo male. Ma l'acqua, qualcuno sa se voi, qualcuno di voi sa se l'acqua è tossica? No. No. Però ascoltate, se bevete, ascoltate, se bevete 15 litri d'acqua in un giorno, come state? Male. Quindi la vostra compagna in parte ha ragione, non bisogna assumere alimenti in quantità smoderata, però bisogna assumere la frutta, addirittura consigliano 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. Che sono tante, cosa vuol dire? Che dovreste mangiare magari mezza mela, magari insieme al latte, insieme ai cereali al mattino della prima colazione, che dovreste fare la merendina invece di mangiare una Kinder Delice come fa mio figlio grande, che non è irrimediabile ormai, pazienza, non l'abbiamo perso, fare come fa il mio figlio più piccolo che mangia una bella mela o una banana, mangiare a mezzogiorno un frutto e poi al pomeriggio e così via e alla sera. Quindi adesso sappiamo anche che gli specialisti consigliano di mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, che sembrano tante, in effetti potrebbero sembrare tante. Chi di voi mangia 5 porzioni di frutta al giorno? Tu 4, benissimo. Mi sa che il vostro compagno mi sta prendendo in giro. Che ha un vaccino. Prima ci ha detto che non gli piace la frutta e la verdura e adesso ha detto che ne mangia 4 di porzioni. Allora, ragazzi, ascoltate, ascoltate. Allora, la cosa importante è questa, e dovete capire che dobbiamo assumere la frutta perché porta dei nutrienti importanti per la nostra crescita e anche per la vostra specifica condizione di adolescenti. Bisogna mangiare diversificato perché frutti apportano vari nutrienti che sono anche diversi. Bisogna mangiare frutta in quantità adeguate. E il consiglio addirittura di arrivare a queste 5 porzioni. Se però, come il vostro compagno ci dice, ne mangiate 4, va bene lo stesso, ok? Aggiungo un'ultima cosa, che è questa. Non sottovalutate quello che vi dirà adesso il signore Ivano, che riguarda la trasformazione della frutta e della verdura. Perché questo? Perché le vitamine, in particolare, sono dei nutrienti un po' antipatici sotto un punto di vista, certo punto di vista. Sono instabili, molte sono instabili al calore. Cosa vuol dire essere instabili al calore? Che si degradano. Quindi bisogna avere l'accortezza di mangiare frutta e verdura fresca. E se dobbiamo trasformarla, Ivano sono sicura che sa benissimo che bisogna operare in modo tale la cottura, che
che si mantengano questi nutrienti che si chiamano termolabili. Cosa vuol dire labile? Labile vuol dire una cosa che non sa i piedi. Termolabile vuol dire che è instabile al calore, ok? Quindi questo aspetto, l'aspetto che verrà trattato da Ivano della cottura dei vegetali, è molto importante. Al contrario delle vitamine che sono termolabili, praticamente c'è invece da dire che i sali minerali fortunatamente non sono termolabili. I sali minerali li ritroviamo anche nella frutta cotta e nella verdura cotta. La cosa, e anche questo ve lo insegnerà sicuramente Ivano, importante è di non far sciogliere nell'acqua di cottura i sali minerali. Quindi effettivamente, se magari anche non sempre piace, il minestrone di verdura, nel quale noi oltre a consumare la verdura cotta consumiamo anche l'acqua dove la verdura è cotta, nell'acqua noi ritroviamo della verdura, ritroviamo spesso grandi quantità di sali minerali, ok? Quindi anche l'aspetto della trasformazione dell'alimento va tenuto in grande considerazione. E quindi ricordatevi, ad esempio, di dire alla mamma che quando lava l'insalata deve lavare la foglia intera e poi dopo tagliarla, perché nel tagliare le foglie cosa succede? Si rompono le cellule e fuoriescono i sali minerali quando poi mettiamo la foglia dell'insalata tagliata dentro nell'acqua per lavarla. Dobbiamo lavarla bene, l'abbiamo detto prima, per allontanare tutte le sostanze eventualmente nocive che possono essere presenti, che derivano dall'ambiente, ma bisogna stare molto attenti a non perdere i nutrienti. Quindi la trasformazione è anche questa una cosa molto molto importante. Avete qualche domanda da farmi? Ne avete già fatta qualcuna? Avete qualche curiosità, qualche frutto del quale non conoscete la composizione, vi piacerebbe sapere? L'anguria, perfetto. Parliamo un attimo dell'anguria. Tu invece? Il kiwi, molto bene. Tu la banana, perché è quella che mangi tu. Allora, aspettate, cominciamo da questi tre. L'ananas, va bene. Allora, cominciamo un attimo dall'anguria. Perché dobbiamo mangiare l'anguria? Dobbiamo mangiare l'anguria perché contiene tanto potassio. Ok? Il potassio è un minerale. Ok? Quindi, l'anguria poi è un frutto veramente un po' particolare. Sapete quant'acqua contiene l'anguria? Tantissima, il 99%. Cosa vuol dire? Che quando voi mangiate l'anguria, è quasi acqua. È acqua, ma ci sono dentro un po' di vitamine e un po' di sali minerali. E in particolare c'è dentro il potassio. Un altro mi ha parlato del kiwi. Il kiwi non l'abbiamo citato prima, esatto, tu, là in fondo ci hai parlato del kiwi. Il kiwi è importante per la vitamina C. Ok? Quindi, in effetti, quando assaggiate il kiwi non ha un sapore un pochino acidulo? Sì. Ok. Il vostro compagno, quello del baseball, ci ha parlato invece della banana. La banana contiene potassio, bravissimo, e contiene anche quella, e che ti fa molto bene quando tu vai a fare l'attività sportiva, tu sudi, nel sudore tu perdi il potassio. E magari ti viene anche qualche crampo alle gambe ogni tanto quando sei proprio stanco. Assumendo questo frutto, anche durante, o all'inizio, o alla fine, o anche durante lo sforzo fisico, aiuti a reintegrare il tuo organismo del potassio. La banana invece non fa bene magari a quelle persone che hanno già un po' di problemi di peso. Il vostro compagno è magro come un rossicino e di conseguenza lui non ha problemi di peso. Se anche mangia due banane probabilmente non gli succede niente, nel senso che magro è e magro rimane. Ma magari qualche altro bambino che è un pochino più sovrappeso deve stare molto attento con le banane, perché le banane contengono molto zucchero. Quindi lo zucchero, voi sapete,
è un alimento estremamente energetico, deve essere consumato, la vostra età avete bisogno di zucchero, però a seconda delle situazioni corporali che vi trovate, quindi un bambino un pochino in sovrappeso o addirittura che ha il problema dell'obesità deve molto, stare molto attento e non consumare le banane, ok? Vediamo un attimo questo ragazzino e poi questo e poi penso che dovremmo concludere. Il cocco zootico non fa parte della nostra, come posso dire, della nostra cultura. Non riusciamo a coltivarlo qua. Il cocco è anche lui molto ricco di sali minerali e il cocco contiene anche dei grassi. Di solito la frutta non contiene grassi. La frutta delle nostre zone non contiene grassi, o ne contiene quantità proprio piccolissime, 0,1-0,2%, quindi pensate quantità piccolissime. Il cocco invece, che è buono, il cocco bellissimo, ha un gusto particolarmente gradevole. Adesso rispondiamo a questa ragazzina invece, poi dobbiamo lasciarla. Il melone. Il melone è un po' come l'anguria, il melone è un po' come l'anguria, fa parte della stessa tipologia di uso. È molto ricco di acqua, è molto ricco di sali minerali e contiene anche beta carotene. Infatti il melone è arancione, alcune varietà, giusto? C'è anche quello bianco, c'è anche quello giallo, bianco. Anche l'ananas è un altro alimento, diciamo che non ha delle particolarità, non possiamo definire delle particolarità specifiche. L'ananas, l'unica particolarità è una sostanza che ha una funzione un po' particolare che si trova nella parte, chiamiamola quella centrale, quella che di solito, esatto, che è la bromelina, che è una sostanza che ha delle particolari funzioni nel nostro organismo, che però insomma non è il caso di andare ad indagare. Io però a soddisfare il nostro senso di curiosità, dato che sono così tante, e vi faccio i complimenti perché la curiosità. Vi devo fare i complimenti perché il fatto di aver visto tante mani alzate, tanti bambini che fanno, tanti ragazzini che fanno delle domande è una cosa molto positiva perché vuol dire che siete curiosi e la curiosità è sicuramente una dote perché vuol dire che volete imparare a conoscere gli alimenti, in questo caso specifico, che voi poi consumate magari quotidianamente, giusto? Oppure in certe stagioni dell'anno, come l'anana, come l'anguria della vostra amica. E quindi io vi ringrazio per tutte le domande che mi avete fatto ed è stato un vero piacere incontrarvi. I suggerimenti dati dalla professoressa Daglia e trasformarli in cucina, ovvero consegnarli nelle mani dello chef, il quale forse di poche parole ma di grandi fatti, perché non solo osserverà le indicazioni fornite dalla professoressa, ma sicuramente vi darà dei buoni consigli. A voi, ma soprattutto voi dovrete riportarle a casa, alle vostre mamme, certo, che cucinano, perché sono fondamentali per poter conservare quanto si diceva prima, ovvero vitamine, ovvero zuccheri, ovvero tutto, cioè i sali minerali che sono essenziali. Lascio la parola ad Ivano Spazia, che arriva dall'estero ma è un sannazzarese puro doc. Mamma diceva a me non piace, mi apri con il frigo e mi dà quello che volevo.
Poi quando sono andato via di casa, non c'era la mamma che mi faceva trovare tutto pronto, e ho cominciato a scoprire cipolla. Fino a 18 anni dicevo, no, no, io la cipolla. No. A chi è che piace la cipolla? Cominciamo dalla cosa basilare, che è un consiglio che vi do: la verdura cruda. La verdura mangiata cruda è sempre meglio, più sana, ha più vitamine, tutto quello che ha detto la signora. Però c'è un piccolo segreto per renderla più buona, perché ogni alimento, anche da come viene tagliato, ha un gusto. Una cipolla tagliata in una maniera, tagliata in un'altra, ha un sapore, non è uguale. A te che piace, chi è che piace la cipolla? Mi piace quando è tagliata fine. Però una cipolla cruda così? Qualche volta. Una carota uguale, anche una carota se tagliata fine, julienne, lunga, ha un sapore. Una carota intera mangiata è una carota, ma è diverso il sapore, è più buona tagliata fine. E da lì viene anche dall'aspetto, come diceva giustamente all'inizio, la prima cosa che di un piatto è l'occhio. Chiaramente gli abbinamenti dei colori rendono più appetibile che era un piatto, se non è un piatto con tanti colori invoglia un po' di più. E poi viene chiaramente la cottura e i mix che si possono fare con le varie verdure. Varie verdure che, per esempio, se noi abbiniamo una patata a un forno, lo cuociamo, lo frulliamo, manteniamo tutte le nostre proprietà e mangiamo la zuppa di porri. Poi ci piace il formaggio, gli mettiamo un po' di formaggio. Vogliamo metterci, ci piace il piccante, un po' di olio piccante, e così rendiamo una zuppa un po' più del nostro gusto. Poi la cucina è talmente vasta che si possono aggiungere mille cose. Io ricordo che tante verdure, sapori, non li conoscevo finché non sono andato in Asia. Sono in Thailandia, che la mangiano tutto fresco, tutte erbe, aromi, galangar, ginger, soia. Cos'è questa cosa qua? Eppure proviamo a assaggiare. E là hanno una specie di, hanno delle padelle che sono rotonde, si chiamano wok, buttano dentro un minuto, quindi rimane mezza cruda, e poi te la danno a mangiare, il sapore rimane intatto, hai tutte le tue vitamine, quindi mi spiego un po'. Quindi, a seconda poi di come le tagliano il sapore. Se noi dobbiamo fare, immagino, una zuppa di pomodoro, o dobbiamo fare la salsa di pomodoro per la pasta, voi vedrete vostra mamma che mette la carota a dadini, non la mette tagliata per il lungo, e anche quello ha un motivo. Un esempio, scusa un attimo, se noi, piacciono le carote, cipolla, l'aglio, se noi facciamo, prendiamo un po' di verdure, le mischiamo e le trasformiamo, poi facciamo passare, le mischiamo, molto probabilmente, se noi non sappiamo cosa c'è dentro, lo mangeremo, diremo, oh, che buono che è. Poi ti dico che cos'è. Io ricordo mio papà che la cipolla la mangiava, ma io la mettevo sempre e gliela nascondevo e glielo dicevo. Questi qua sono degli involtini di verdure fatte con delle verdure grigliate, che è un'altra maniera di cucinare le verdure alla griglia, dando questo sapore affumicato, diciamo, che rende la verdura più appetibile a noi, che all'inizio facciamo fatica, alla vostra età anch'io facevo fatica a mangiare la verdura, però grigliata così già mi dava più la voglia di assaggiarla. Questi sono altre sempre verdure, vedi? Anche da come si presenta un piatto ti puoi invogliare ad assaggiarlo. Altre maniere di cucinare le verdure sono al vapore o bollite. A bollite, come diceva, noi abbiamo quest'acqua che tiene quello che perde la verdura, lo tiene l'acqua. Noi cuochi di solito vogliamo la verdura per fare la verdura bollita, poi quell'acqua lì la usiamo per fare il risotto. Che fa il brodo, viene fuori il brodo. E ovviamente, molto importante, mischiare, come diceva, i colori, anche perché al nostro gusto, quando noi mangiamo più sapore abbiamo un gusto maggiore. Se tu vai a casa e ti tappi il naso, mangi qualsiasi cosa, non sentirai niente.
perché noi sapori sentiamo dal naso, li sentiamo dalla bocca. Nella bocca abbiamo il salato, il dolce, l'acido, l'amaro. Mangi una mela a naso chiuso, chiudi gli occhi e dici non so che cos'è, ma una roba uguale. Altre cose che potrei aggiungere, nella, come dicevo all'inizio, nell'orto ci sono anche i sapori, quindi parliamo, non so, di origano, quello che voi c'è nella pizza, l'origano che aiuta, diciamo, quando crescete, se ci sono dei problemi, quando sarete grandi, se qualcuno avrà dei problemi alimentari, per esempio, ho eliminato il sale, che non è una cosa molto sana, aiutandomi con i sapori, quindi se voglio dare, non sa niente, non so cosa mettere, un po' di origano, un po' di prezzemolo, del ginger, del peperoncino, sono cose che naturali, che coltivate nel vostro orto, sane, che possono eliminare certi vizi che costruisce la vostra età, quindi sale nelle patatine fritte, così, che non sono esattamente il massimo della salute, della sanità, della cosa buona da mangiare. Però con questi erbe che avete nel vostro orto, il timo, i semi di finocchio per esempio, questo per esempio è una cosa che si fa col pomodoro. Fate girare le fotografie, vanno in fondo, le raccogliamo alla fine. E ovviamente un'altra cosa è che tutte le verdure si possono cucinare, tagliare, fare un po' di patate, le patate al forno, le patate bollite, le salate di patate, la buccia di patate semplice non l'avete mai mangiata, solo la buccia di patate, solo la buccia. In tanti paesi, ma in Inghilterra la buccia di patate è uno dei piatti più penso mangiati di pub inglesi, con una bella birretta chiaramente, che fanno friggere, diventa bella croccante, si può buona, tutto il tempo, non muore. E si mette sul sale. Giustamente diceva che la signora diceva che la buccia di qualsiasi cosa è molto piena di nutrienti, questo è molto vero, se voi mangiate, adesso ero abitato in Canaria ultimamente, e fanno le patate novelle, bollite, col sale, quello che vuoi, si mangia con la pelle. Io ricordo tutti i miei amici che arrivavano a trovarmi, ma si mangia con la pelle, si mangia con la pelle. E effettivamente il sapore, il gusto è molto importante. Via le Canarie. Alle Canarie. Alle Canarie. Sono di 7 anni. Quindi, e così si possono fare vari allenamenti. Questo va a aiutare sicuramente, come diceva, la vostra salute. La vostra salute è... Chi è di casa che piace il calcio? Chi è dell'Inter? Quindi conoscete cosa è successo? Sapete tutti cosa è successo quest'anno a Cassano, no? Che si è sentito male, ha avuto un po' al cuore così. Secondo voi i dottori gli hanno consigliato di mangiare salame piccante con una bella pizza, arrosto di maiale, o gli hanno dato delle verdure a mangiare? Perché? Per il più e lo stressano. Lo stressano il corpo, lo fa lavorare meglio. Fa lavorare meglio, se non una carne ci sia anche 2 ore per digerirla, una verdura è anche più minore. In tante diete per gli sportivi, prima si mangia la salata e poi si mangia il resto, perché l'insalata aiuta a digerire quello che mangerete. Quindi prima l'insalata, poi il vostro piatto di pasta e quello che vuoi. Uno vi riempie già un po' di più, quindi mangiate un po' di meno, non rischiate diventando bene. E poi vi aiuta nel vostro agonismo, in quello che dovete correre, ma comunque non vi stressa. Non vi stressa niente. Prego, Marta. Faccio io una domanda che può riassumere quanto si è detto. La
La professoressa prima diceva che bisogna alimentarsi in modo variegato e mutare molto il menù e usare soprattutto cibarsi di tutto. Il vegetariano, colui che osserva la dieta vegetariana e si priva quindi di sali, soprattutto di proteine che la carne ha, possiede, ecco, tu che consiglio dai a un vegetariano, uno che osserva la dieta vegetariana, come puoi, come si può dire, supplire alle carenze che si hanno quando non mangi carne? Ovviamente le verdure, non, diceva la signora, non ci sono solo le verdure, sono cereali, ci sono vari tipi di legumi, e questo chiaramente se un vegetariano sano, ovviamente, io ricordo una delle mie, dei capi dei miei ristoranti dove lavoravo io, che era una sportiva, faceva triathlon, quindi voleva dire fare, faceva l'Ironman, quindi erano 5 km a nuoto, 42 a piedi e 80 in bicicletta, e lei era vegetariana, e gli dicevo, come fai a fare queste cose se non mangi carne così? E lei la sera prima io gli dovevo farla mangiare, se mangiava mezzo chilo di pasta, e quindi andava a sopperire un po' alla mancanza dei grassi animali che lei non voleva assolutamente mangiare. L'unica cosa che mi ricordo di mangiare era un po' di pesce ogni tanto. Quindi voglio dire, se voi scegliete di essere vegetariani, non lo consiglio a un bambino che deve crescere in questo momento. Però tutte le verdure, tutto quello che troviamo negli orti così, può essere sufficiente per aiutare il vostro organismo a fare il suo lavoro, la crescita, lo sport, quello che vi serve per la giornata. Non è obbligatorio mangiare. Io sono stato in Nepal e in Tibet con i monaci, e là per loro la carne, il loro concetto non è ammazzare, nella loro cultura, nella loro religione, ammazzare anche l'animale, specialmente l'animale, è vietato, come per noi ammazzare il nostro compagno di scuola, non si può. Però là è anche esteso per religione agli animali, là sono, la maggior parte sono vegetariani, ma sta bene. Io vedo gente a 80 anni, io gli volevo la noce di cocco, questo si arrampicava a 80 anni su un albero di 4 metri e l'andava a prendere, io a 20 non ce l'avevo mai fatta. A 20 non ce l'avevo mai fatta, quindi vuol dire che le verdure, cereali, hanno tutti gli alimenti per il nostro fabbisogno giornaliero. Questo è l'abbinamento con il pesce, ovviamente con la frutta. Con le verdure si possono fare delle torte, ovviamente, per rendere più appetitoso, diverso anche il mangiare. Noi, ovviamente, se tutte le volte ti faccio trovare la zucchina bollita, scusate, c'è chi dice che a tavola si mangia prima con gli occhi, esatto, e poi con il gusto, è vero? Certo, perché il primo impatto è quello visuale, il primo impatto è quello visuale, il secondo impatto è lo fattivo, e poi arriva quando non è più buono. Quindi il primo impatto, se io ti presento una zucchina, però se ti presento una zucchina, è una zucchina tagliata, grigliata, con le sue belle righe nere, magari avvolta con dei peperoni saltati e una cremina di zafferano, come quella foto che state vedendo, rende più invitante il piatto. Eppure state mangiando delle cose che magari prima non mangiavate. A me è successo un milione di volte di dire questo non mi piace. Me l'hanno fatto senza dirmi cos'era, perché nascosto, camuffato, e l'ho trovato, faccio esempio della cipolla, che non mangiavo assolutamente. Adesso sono un gran mangiatore di cipolla. Il consiglio che si può dare a loro perché lo tramandino poi a casa, le mamme, qual è? Quello di camuffare le non di camuffare le magari, però di imbellire, di invogliare e di mettere colori in un piatto specialmente. Mettere dei colori, se voi vedete tutti questi piatti che vi sto presentando, hanno tutti tanti colori. È come vedere una pittura. Se io su un quadro ti faccio
solo del nero e lo faccio di nero così basta, però se ti metto tanti colori puoi fare qualcosa di interessante. Bene, puoi fare interessante. Ovviamente io non è che sono molto abituato a spiegare a dei ragazzini come si fa la cucina, sono abituato a sgridare quelli che lavorano con me, quindi aspetto più magari delle domande che mi fate voi. Allora, Ivano vi ha dato un consiglio, prima la professoressa ne ha dati alcuni di carattere chiaramente tecnico, scientifico, bisogna mangiare di tutto. Non a caso nel nostro orticello l'amico Gigi è riuscito a piantumare il massimo possibile, soprattutto in relazione anche al tempo meteorologico che quest'anno veramente ci sta devastando. L'orticello è molto indietro, come si direbbe, Gigi? È molto indietro. Bisogna aspettare forse l'estate piena, quando qualcuno di voi passerà da scuola a dire un'occhiata da lontano se sono maturati i pomodori o meno, perché noi non vedremo né pomodori, probabilmente non vedremo neanche le fragole. Ecco, io direi a questo punto di trasformare, di chiudere questa giornata, questo momento di lavoro, ringraziando la professoressa Dalia per i consigli tecnici e scientifici che ci ha fornito. Riassumendo, mangiare di tutto, implementare nel nostro menù la verdura e la frutta perché sono dei fantastici contenitori di tutto quello che serve per la crescita. Facciamo tesoro anche di quello che ha detto l'amico Ivano, parole sante di uno chef, che vi ha detto a chi non piace la verdura usate un metodo molto molto chiaro che ormai gli chef trasformano tutti i giorni, quello di trasformarli in qualcosa anche di visivamente bello, piacevole, perché la carota giustamente mangiata per intero può anche non piacere, mangiata, tagliata da julienne, condita in un certo modo, magari con una rifinitura di altri colori, può sembrare un piatto prelibato, è pur sempre una carota, però una carota vestita da festa. Questi sono un pochino i concetti di oggi. Gigi, che è il nostro ortolano preferito, che sta lavorando non solo per voi ragazzi, ma sta lavorando anche al pensionato San Nazarese, quindi sta conducendo un orticello anche per gli anziani. Ecco, Gigi ha un piccolo consiglio da darvi, di probabilmente quello di venire anche d'estate a vedere cosa sarà di quell'orticello. Lui a proprio di ferie ha detto che non ne fa, verrà a coltivarlo, a procrarlo perché possiate voi un altro anno, che sarete al secondo atto di questo piccolo progetto che si chiama Orto in Condotta, e avete ben capito il significato del titolo, ecco Gigi verrà in estate a coltivare l'orticello, a portarlo a maturazione perché voi a settembre lo possiate trovare magari più ricco di quanto lo sia oggi, vero Gigi? Esatto, allora solo due parole. Dai. Purtroppo il tempo non è stato clemente con noi quest'anno, con tutti gli ortolani purtroppo. E quindi già abbiamo iniziato tardi a preparare il terreno, non si è potuto fare prima. Quindi abbiamo messo qualche piantina tanto per farvi capire come si coltiva il terreno, come si pianta una pianta di insalata piuttosto che una carota che si semina nell'aiuola. Abbiamo fatto il possibile per farvi capire come si coltiva un orto. Adesso io mi darò in modo, mi rendo utile a preparare altro terreno, a mettere dei prodotti che purtroppo verranno a settembre, così quando rientrate dalle scuole troverete qualche frutto, almeno da avere la soddisfazione di aver visto arare il terreno, coltivarlo e raccogliere qualcosina. Purtroppo la pioggia è qua, ma ci lascia in pace quest'anno. Io le chiedo, è possibile piantare qualche patata? Anche? È un tempo tardi. No, ma per perché un obiettivo, se voi, che è piccolo per me, eccetera, potrebbe essere qualche volta di rinunciare a un pacchetto di patatine e a casa accettare
le patate della mamma e, le carote insieme, così ascoltiamo la professoressa che ci dà il contenuto del nutrimento e lo chef che ha detto mettiamo i colori, un piatto di patate e di carote insieme con un po' di prezzemolo, potete farlo anche voi a casa, ecco, e sostituirlo una volta almeno a un pacchetto di patatine con il prodotto della, magari una patata se si riesce a dare. Volevo dire un'altra cosa, la butto un po' lì così, per i bambini sarà una cosa che dà molto incentivo a vedere un orto, però come organizzazione io inviterei, se possibile, fargli vedere un orto vero, grande come tipo il mio che ho giù, molto modestamente, non so, ma l'orto più bello della città. Come tempi, adesso anch'io sono qua dietro, però per la fine della scuola, magari una mattina, un'oretta, così si rendono conto cosa vuol dire un orto. Che dite? Una gita all'orto di Gigi per Avignano? No, è qua in periferia del paese. Passeggiare? Sì, sì, si può fare anche va bene. Ci vuole un quarto d'ora. Un quarto d'ora? D'accordo? E lì vedranno melone, agrumi, un po' di tutto. E l'orto è anche presentabile, c'è anche un tavolo se si vuole. La città è l'orto, va bene? Adesso io l'ho detto così, loro per me saranno accettato, accettato, adesso lo dico al professor. Allora, scusate, siamo in conclusione, abbiamo ricevuto l'invito di Gigi di andare a far merenda a metà mattina nel suo orto alla periferia di San Nazaro a piedi e poi si torna a piedi. E noi abbiamo con noi, arrivato un pochino tardi, il nostro segretario del club, del Lions Club, Angelo Chiesa, che peraltro è anche sindaco di Mezzana Bigli. Vorrei invitarlo in veste di segretario a dare due piccoli omaggi, due pensieri del nostro club e i gagliardetti del club, a cominciare dalla professoressa Dalia, poi facciamo una foto di piacere, poi ci ecco, uno direi di consegnare alla professoressa Dalia un piccolo pensiero di prodotti a base di farina di riso di San Giovanni. A Ivano Spaziato per la sua collaborazione e disponibilità e all'amico Gigi, un applausone a Gigi. Fare una foto di gruppo e poi vi lasciamo in pace.